Ricreare le opere da casa avvicinandosi all'archeologia con leggerezza ed ironia, l'iniziativa lanciata dal Museo Nazionale Etrusco ai visitatori virtuali. Un singolare invito ad entrare nel mondo dell'archeologia è arrivato a tutti i suoi visitatori virtuali direttamente dal Museo Nazionale Etrusco di Roma. Donatella Ansovini. La scultura dello splendido sarcofago in terracotta che li ritrae nei gesti di reciproco amore e profondo rispetto li ha consacrati a fama eterna e la sfida lanciata dal Museo Nazionale Etrusco ai suoi visitatori virtuali non poteva che partire proprio che dai celeberrimi sposi, questa volta con tanto di direttore Valentino Nizzo e consorte Simona Sanchirico, entrambi archeologi, a metterci, proprio il caso di dire, la faccia con l'invito a ricreare le opere etrusche da casa. E il pubblico web non se lo è fatto dire due volte, con il risultato che si inserisce nel progetto L'arte ti somiglia del Ministero dei Beni Culturali, a dir poco esilarante. C'è chi si è messo in posa per imitare l'Apollo dello Scasato, chi ha ricreato un'urna a capanna con gli utensili di casa, chi ha trasformato le caratteristiche figurine etrusche in supereroi, fino a tramutare il celeberrimo Apollo di Veio in Goldrake. Scherzi e voglia di giocare, ma anche la convinzione che ci si può avvicinare all'archeologia con leggerezza e ironia. Il museo non è solo un luogo nel quale si studia, si fa ricerca, si educa e si conserva, ma anche un luogo nel quale si può andare per distrarsi, per divertirsi o per riflettere attraverso le opere. E tra archeologia e diletto, ecco che in un video del museo le immagini del mondo etrusco diventano un azzeccatissimo corredo alle regole a cui attenersi in tempi di Covid-19. Come l'urnetta a forma di letto e una raffigurazione sull'idriarici che illustrano a regola d'arte come ci si deve lavare le mani, le ciste prenestine come si deve indossare la mascherina e il celebre altorilievo dei sette contro Tebe come si debbano evitare i luoghi affollati, fino all'ultima raccomandazione, in linea con l'attualità, postata sui social del museo, di evitare grigliate di gruppo sul terrazzo condominiale.